chi conosce la nostra azienda è in dubbio che noi creiamo un ambiente che porta la gente a sentirsi in qualche modo protetto. Si creano degli eventi, si creano delle situazioni all'interno dei nostri spazi proprio per unire questa famiglia. Però questi sono atti, diciamo così, che appunto portano a creare una squadra, ok? Poi la squadra deve avere un suo obiettivo. Da un lato sicuramente sono portare avanti i progetti, le nostre commesse e portarli avanti bene per poi lasciare qualcosa che ti soddisfi anche a livello tecnico. Dall'altra però ci sono altri tipi di eventi che noi portiamo avanti. È un esempio fra tutti, il Make a Wish. Ho notato che ha creato un'atmosfera particolare. Si dedica una giornata a pensare come soddisfare i desideri dei bambini con certi tipi di malattie. Quello che si è visto era un'unione di intenti tra i nostri ragazzi e una passione, un trasporto particolare. Esiste una comunità intorno a noi che bisogna in qualche modo proteggere, perché noi siamo fortunati. Da fortunati, da imprenditori, bisogna prendersi un attimino sul serio e capire che dobbiamo essere i primi attori per cambiare il mondo. Poi questa magari è una visione di un giovane che ha ancora tanta speranza per il futuro. Però se ci sediamo e ci lamentiamo soltanto di quello che non c'è, di quello che non funziona, non cambierà mai nulla. Noi invece abbiamo la grande possibilità nel nostro piccolo di fare la differenza. E con noi i nostri ragazzi possono tornare a casa la sera e dire: oggi ho regalato un sorriso ad un bambino.